Ogni anno, con l'arrivo dell'autunno, molte capitali europee subiscono la pacifica invasione degli stormi. 4 milioni di piccoli uccelli si danno appuntamento nelle numerose isole verdi della città. Turisti e abitanti del centro storico di Roma non sono i soli ad aspettarli. Da alcuni anni, un falco pellegrino ha scelto quest'area come suo territorio esclusivo di caccia. Gli storni rientrano dalle campagne romane ai loro dormitori cittadini, luoghi ideali per trascorrere le rigide notti invernali. Qui infatti sono al riparo dalle gelate notturne, così frequenti in aperta campagna, e meno esposti agli attacchi dei predatori diurni e notturni. Ma il falco conosce bene i ritmi e gli spostamenti delle sue prede. La reazione degli storni all'arrivo del falco è molto efficace. Invece di disperdersi, gli uccelli si concentrano in gruppi sempre più numerosi, volando sempre in perfetta sincronia. In questo modo è praticamente impossibile per il falco scegliere la preda e i suoi tentativi di cattura si moltiplicano senza successo. Una calma apparente torna all'ombra della Basilica di San Pietro, mentre i rami più alti dei platani del Lungotevere sono sempre più affollati. Ma il falco non ha abbandonato il suo obiettivo. Ha preso quota, guadagnando rapidamente molte centinaia di metri. Dallassù parte il suo nuovo attacco. Con un'azione fulminea, questa volta è finalmente riuscito a ghermire uno storno. La presenza del falco pellegrino nel centro storico di Roma è una novità degli ultimi anni e indica chiaramente un miglioramento generale delle condizioni di vita di una specie che solo alcuni decenni fa era gravemente minacciata. Questo falco è una vecchia conoscenza. Molti aspetti della sua vita sono ben documentati grazie a un lavoro avviato già da alcuni anni. Ma procediamo con ordine. La nostra storia inizia sulle rive di un lago. È una fresca mattina d'autunno nel parco regionale dei Castelli Romani. Castel Gandolfo si specchia nel lago Albano. Sulla sponda opposta a quella dove sorge l'antico borgo, noto per ospitare da secoli la residenza estiva dei papi, l'attività vulcanica ha creato delle grandi pareti rocciose, architetture naturali degne di un ospite di tutto rispetto. Da sempre una coppia di falchi pellegrini abita queste falesie che sono anche ricche di cavità naturali, un luogo ideale per la nidificazione.
Questa è la sponda più alta dell'antico cratere. Da qui il panorama è sublime. Oltre alla residenza estiva del pontefice, i falchi dominano gran parte del paesaggio circostante, comprendente tutta l'area a sud di Roma, dall'aeroporto di Ciampino fino al Mar Tirreno. Posizione di privilegio per una delle specie più importanti della fauna del parco regionale. Autunno 2002, un'operazione molto delicata è in corso. Approfittando dell'unico periodo dell'anno in cui i falchi non frequentano assiduamente le pareti del nido, si vuole mettere fine a un problema che minaccia la sopravvivenza di questa coppia, che in passato ha subito più volte il furto di uova e pulcini. Le autorità del parco hanno chiamato due esperti per installare delle speciali telecamere all'interno del nido. In effetti il nido non è altro che una semplice cavità inaccessibile ai predatori terrestri e con un'ottima vista sul lago. Le uova sono deposte sul terreno nudo. L'unica traccia delle nidificazioni precedenti è costituita da un piccolo avvallamento. Dove sta? Claudio Borghini è un appassionato documentarista. Vive a pochi chilometri da qui e segue assiduamente la coppia di falchi da oltre 10 anni. Emanuele Coppola, romano, anche lui documentarista, ha un'esperienza ventennale e soprattutto ha già realizzato installazioni come questa per seguire da vicino alcune tra le specie più interessanti della fauna italiana. Lumi a casa, le menzo, però le telecamere degli uccelli. Adesso bello stretto. Adesso andiamo a posizionare. No, devi dare un pochino il senso orario, secondo me, ma è una cosa millimetrica. Il lago di Castel Gandolfo è il cuore dei castelli romani. La singolare morfologia del luogo e l'esposizione rispetto al vicino Mar Tirreno e ai venti dominanti determina sulle sponde del lago un clima insolitamente mite anche nei mesi invernali. Vento gelido e neve sono molto rari e anche le poche volte in cui i fiocchi bianchi riescono ad ammantare la vegetazione tendono poi a dissolversi molto rapidamente. Il falco pellegrino si nutre solo di uccelli che cattura in volo con una tecnica di caccia unica e straordinariamente efficace, che pone questa specie al vertice della catena alimentare. È un predatore tra i più formidabili ed efficienti del regno animale, in grado di catturare anche prede molto più grandi di lui. Perfino un gabbiano reale, come questo giovane inesperto che sembra divertirsi a stuzzicarlo, potrebbe subire un attacco mortale. I pellegrini sono anche uccelli eclettici e molto adattabili alle differenti condizioni ambientali e climatiche. Non a caso sono presenti in tutti i continenti con oltre 15 sottospecie. Quelle nordiche in genere hanno dimensioni leggermente superiori e non sono stanziali, ma abbandonano le aree di nidificazione durante i mesi invernali per migrare più a sud, entrando spesso in competizione con le coppie stanziali come quelle dell'area mediterranea. A gennaio i falchi già manifestano un forte legame di coppia che lascia ben sperare per l'esito della prossima stagione riproduttiva. Lo scambio di preda è uno dei metodi utilizzati dal maschio per corteggiare la sua compagna.
Claudio segue pazientemente le loro evoluzioni nella speranza di catturare i momenti più intimi del rapporto di coppia. I falchi utilizzano numerose sporgenze di roccia come posatoi abituali. Per il riposo prediligono quelle più riparate, mentre altre, ben esposte e con un'ampia visione del territorio circostante, sono prevalentemente utilizzate come base di partenza per la caccia. Una guglia, in particolare, sembra proprio il loro luogo preferito. L'accoppiamento avviene in pochi istanti con il semplice contatto tra gli organi sessuali, che nei falchi, come in tutti gli uccelli, sono esteriormente molto simili tra i due sessi. La femmina deve avere la massima fiducia nel compagno per esporsi al rischio di essere ferita dagli artigli durante l'accoppiamento. Brigate di fringuelli cercano riparo nel bosco per la notte, mentre il sole scende lentamente dietro la residenza estiva del Papa, orgoglio del piccolo borgo di Castel Gandolfo. A pochi chilometri di distanza, nel centro storico di Roma, la stessa quiete serale fa da cornice alla Basilica di San Pietro. La primavera è ormai alle porte e i falchi pellegrini di Castel Gandolfo frequentano sempre più spesso la cavità utilizzata per la nidificazione. È finalmente giunto il momento di attivare l'impianto di videocontrollo installato durante l'inverno. Non è necessario calarsi con le corde lungo la parete. Rimanendo a debita distanza dal nido per non infastidire i falchi, è sufficiente collegare il sistema di alimentazione ad energia solare e controllare la qualità del segnale che, con un apparato di trasmissione a lunga distanza, sarà ricevuto direttamente dalla postazione di controllo. L'impianto è stato concepito anche per ottenere immagini di qualità televisiva che vengono registrate localmente mediante un controllo attivato col telefono cellulare o mediante uno speciale radiocomando. Oppure disturbare la cassa. È una vera e propria regia da campo che sfrutta i segnali di due telecamere, una posizionata all'interno della cavità e l'altra proprio sul bordo d'ingresso del nido per riprendere arrivi e partenze. Adesso abbiamo fatto. Con l'aumento della temperatura media giornaliera, nella conca vulcanica si formano forti correnti ascensionali. E gli uccelli migratori, come questo falco pecchiaiolo, sfruttano l'aria calda che sale dalle pareti di roccia scura per raggiungere facilmente la quota necessaria a proseguire il viaggio verso nord. Anche gli appassionati di parapendio volteggiano cercando di ritardare il più possibile la loro discesa verso le rive del lago. Il sistema di videocontrollo consentirà di verificare l'eventuale disturbo che questa e altre attività umane potrebbero involontariamente arrecare alla nidificazione dei falchi. Un altro pericolo che i falchi non devono sottovalutare
È costituito dai numerosi animali terrestri come piccoli roditori, ratti, donnole e faine. Per questo il nido è situato in una posizione assolutamente inaccessibile, non altrettanto può dirsi di alcuni elementi dell'impianto. Rosicchiare i cavi elettrici è una prerogativa della fauna locale che per fortuna era stata prevista. Infatti il cavo che collega le telecamere è ben protetto da una robusta guaina. Finalmente, alla fine di febbraio, le immagini provenienti dal nido svelano una scena veramente inconsueta per un predatore conosciuto da tutti per la sua fierezza. Evidentemente la femmina sta già covando, ma per avere la certezza sullo stato della nidificazione è necessario attendere pazientemente il suo risveglio. Prima o poi dovrà alzarsi per ricevere le prede catturate dal suo compagno. Ecco il momento tanto atteso. Il primo uovo è stato deposto. Solitamente i pellegrini ne depongono 3 o 4. D'ora in avanti il controllo sarà mantenuto attivo per tutta la durata della cova e, se tutto andrà per il verso giusto, anche durante la crescita dei pulcini fino all'involo che possiamo prevedere avverrà intorno alla metà del mese di maggio. La stagione riproduttiva dei pellegrini è molto anticipata rispetto a quella di tutti gli altri uccelli della regione mediterranea. Anche il tempo è importante. Le migliori condizioni per allevare la prole dipendono dalla coincidenza della nascita dei pulcini con il periodo in cui il passaggio dei migratori di piccola e media taglia è più intenso, cioè tra la fine di marzo e la metà di aprile. Durante la cova, l'attività dei falchi è molto limitata. La deposizione sarà completata nel giro di alcuni giorni, ma la femmina inizia subito la cova. In questo modo anche le nascite saranno sfalsate, diversamente da quanto avviene per gran parte degli uccelli che iniziano a covare solo dopo aver concluso la deposizione, ottenendo così la nascita simultanea di tutta la nidiata. Lavorando pazientemente di becco, la femmina rimuove i sassolini di maggiori dimensioni e lentamente forma intorno a sé una piccola coppa di terriccio tenero che mantiene le uova ben accostate e rende più comode le lunghe ore di attesa. Già dalla prima settimana la femmina consente al compagno di sostituirla alla cova per alcune ore. Le uova adesso sono 2. Come si vede chiaramente in queste immagini, il maschio del falco pellegrino è molto più piccolo della femmina. Per lui, coprire le 2 uova è un'impresa che presenta qualche difficoltà. In questo periodo è raro osservare i falchi in volo. Gli scambi alla cova avvengono solo 3 o 4 volte nell'arco di un'intera giornata. È ancora la femmina a trascorrere la maggior parte del tempo sulle uova, mentre il compagno le procura i pasti e le concede solo brevi momenti di relax. Ora le uova sono diventate 4, una covata da record per questa coppia di falchi pellegrini. Ma anche un problema in più per il piccolo maschio che, nonostante le evidenti difficoltà, non vuole proprio rinunciare al suo turno.
È ormai trascorso più di un mese dall'inizio della cova e puntualmente arriva l'evento tanto atteso, la nascita del primo pulcino. Un momento di rara tenerezza per il più temuto dei predatori alati. In questi giorni la femmina non lascia mai il nido incustodito, anche il suo compagno è tenuto a debita distanza. I pulcini appena nati sono esseri estremamente fragili. Un semplice movimento brusco con le zampe potrebbe ferirli a morte. Dopo ogni pasto, i piccoli devono essere riscaldati. La cova prosegue con la stessa intensità dei giorni precedenti, ma con maggiori cure e tutte le attenzioni che solo un innato istinto materno può garantire. Questo è anche il momento ideale per utilizzare l'impianto di videocontrollo a fini didattici e divulgativi. In collaborazione con l'ente parco e con la disponibilità di Villa Albalonga, una struttura privata che gode di una splendida vista sul lago e alla quale appartengono anche tutti i terreni a Monte del Nido, è organizzata la prima manifestazione pubblica in onore dei falchi di Castel Gandolfo denominata Nido con Vista. Il camper regia della Panda Film, parcheggiato in prossimità del belvedere di Villa Albalonga, offre alle scolaresche dei comuni di Rocca di Papa e di Castel Gandolfo il primo contatto in diretta con il nido. I ragazzi in questo modo entrano in contatto con una realtà a loro vicina, ma che assolutamente non conoscevano. La manifestazione prosegue con un'affollata conferenza stampa nei lussuosi locali della villa. Anche qui arrivano le immagini in diretta dal nido, le uniche capaci di catturare per ore l'attenzione degli spettatori, come nessun documentario sarebbe in grado di fare. Un'opportunità irripetibile, utilizzata dai responsabili del Parco regionale dei Castelli Romani per spiegare l'importanza di una specie che in un recente passato rischiava perfino l'estinzione. Marco Pani, esperto di fama internazionale, spiega come il falco pellegrino abbia anche radici nella storia del nostro paese. Questo splendido rapace è ampiamente descritto nel trattato medievale De Arte Venandi Cumavibus di Federico II di Svevia, imperatore del Regno di Sicilia, un testo fondamentale per tutti gli appassionati di falconeria, ricco di preziose informazioni sulla vita dei falchi, nonché di splendide miniature. In questa immagine vediamo la discesa di un uomo in corda doppia per raggiungere un nido. Diversamente da allora, oggi i falchi utilizzati per la caccia sono allevati e riprodotti esclusivamente in cattività. Proprio i falconieri potrebbero fornire informazioni utili a combattere i pochi disonesti che ancora alimentano il bracconaggio e quei loschi traffici che hanno danneggiato questa coppia e chissà quante altre negli anni passati. La crescita dei pulcini è stata rapida. Dopo appena 2 settimane le loro dimensioni sono più che triplicate ed entrambi i genitori sono ora costantemente impegnati nella caccia per portare il maggior numero possibile di prede. 4 bocche da sfamare sono un impegno di tutto rispetto. L'attività di caccia ora impegna gran parte della giornata dei falchi. Non c'è volatile in zona che non possa subire l'attacco del rapace. Anche il martin pescatore, che solitamente vive presso le rive del lago compiendo solo piccoli spostamenti, può talvolta volare per lunghi tratti allo scoperto. Un'imprudenza che in questo caso gli è costata molto cara. Una vita sacrificata per placare l'appetito di un solo pulcino, dopo che l'adulto avrà strappato con cura gran parte delle sue coloratissime piume. L'unica possibilità per non finire in pasto ai pellegrini consiste nel volare bassi o rimanere sempre in prossimità del terreno, come sembra aver intuito il passero solitario,
una specie di merlo dal bellissimo colore blu metallico che ha il suo nido nelle vicinanze. Un parapendio nei pressi del nido non passa certamente inosservato. I falchi pellegrini utilizzano numerosi richiami sonori e versi squillanti. In questo caso si tratta senza dubbio di un grido d'allarme che serve ad avvisare i pulcini di un pericolo imminente, invitandoli a rimanere ben nascosti all'interno della cavità e nello stesso tempo a richiamare l'attenzione del compagno che riesce a udire le note più acute anche a chilometri di distanza. I piccoli crescono rapidamente, ma la differenza d'età tra loro è sempre evidente. C'è una ragione evolutiva ben precisa per la quale i falchi iniziano la cova senza aspettare la fine della deposizione, come fanno gran parte degli altri uccelli, ottenendo così le nascite dei pulcini in giorni successivi. In questo modo, gli ultimi nati sono sempre più deboli dei fratelli maggiori e in caso di scarsità di prede saranno i primi a soccombere, riservando tutte le risorse disponibili solo ai fratelli maggiori. In questo caso, però, l'attività incessante dei genitori crea le condizioni migliori per la sopravvivenza dell'intera nidiata. Col passare dei giorni, nel nido si accumulano i resti alimentari, piume ed escrementi. Gli adulti ora si trattengono solo il tempo necessario a depositare le loro prede, mentre per riposare preferiscono utilizzare i numerosi posatoi nei paraggi. Evidentemente anche per loro l'ambiente non è più così invitante. E come dargli torto? La femmina ha recuperato appieno tutte le sue energie e può finalmente contribuire in modo determinante all'approvvigionamento quotidiano. Le prede che lei è in grado di catturare sono ben più massicce dei piccoli uccelli procurati dal compagno. Qui la vediamo trasportare un piccione che ha grosso modo la sua stessa taglia. I piccoli nel nido hanno già intuito l'arrivo di carne fresca, ma dovranno attendere pazientemente il loro turno. Spiumare prede di questa grandezza è un'operazione che richiede calma e precisione, mentre nel nido regna ormai una gran confusione. Basta vedere con quale irruenza i giovani falchi si avventano sulla nuova preda, dilaniandola in pochi istanti. I giovani stanno perdendo il soffice piumino bianco che poco a poco è sostituito dalle prime penne brune.
Questo è il momento opportuno per una nuova, rapida incursione nel nido dei falchi, organizzata insieme ai responsabili del parco e ad un esperto ornitologo incaricato dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. È incredibile la differenza. Ormai ero abituata alla sporcizia e pensavo si vedesse bene. La prima cosa da fare, dopo aver chiuso in appositi sacchetti di tela tutti e quattro i giovani, consiste nell'applicare a ciascuno di essi un anellino di riconoscimento personale. Tutte le penne. Tutte le penne. E di portarlo su, così ce lo studiamo un po'. Certo. Eh? Sì, sì, sì. Ci sono un sacco di penne, le piccione. Qua spende. Vediamo il peso adesso. Scopo dell'operazione è anche quello di raccogliere misure biometriche, particolarmente utili agli studiosi, perché in questo caso, diversamente dal solito, grazie al sistema di videocontrollo, si conosce con precisione assoluta l'età dei singoli individui. I giovani falchi hanno già raggiunto il peso e le dimensioni degli adulti, solo le penne delle ali e della coda non hanno ancora completato lo sviluppo. Uno dei quattro falchi è molto più piccolo degli altri, ma in questo caso l'età non conta. La ragione di questa differenza così marcata sta semplicemente nel fatto che lui è l'unico maschio della nidiata e, in linea con i normali parametri di questa specie, è di un terzo più piccolo delle sue sorelle. Terminata l'operazione di inanellamento, i quattro falchi sono liberati dai sacchetti protettivi. Ancora per alcuni istanti dovranno subire lo stress dovuto all'intrusione umana. Fortunatamente gli uccelli hanno la memoria corta e il lieve trauma subito non lascerà traccia nella loro esistenza futura. L'unico segno indelebile sarà l'anello identificativo che rimarrà saldamente fissato alla zampa per tutta la loro vita. Il via vai dei genitori riprende dopo appena una decina di minuti, come se niente fosse accaduto. L'arrivo dei rifornimenti alimentari è più intenso che mai. Una sorta di catena di montaggio, anche perché ora le prede sono trasportate e lasciate nel nido ancora intere. Qui si riconosce un tarabusino, il più piccolo degli aironi europei. Ciascuno tiene la propria razione a suon di beccate. L'importante è che nulla vada sprecato. I falchi ingoiano tutto e non si può proprio dire che il tarabusino sia morto invano. La nuova preda è un rigogolo, una femmina per la precisione, riconoscibile per il colore verde uniforme del suo piumaggio. È una specie variopinta proveniente dalle regioni dell'Africa tropicale, abbastanza grande da consentire di sfamare più di un pulcino. Tra un pasto e l'altro, i giovani falchi hanno giusto il tempo necessario per esercitarsi al volo.
Poi finalmente giunge il giorno in cui sono i genitori, ancora una volta, a forzare la mano. C'è una nuova preda in arrivo, ma l'attesa dei giovani nel nido si prolunga invano per molti minuti. Il genitore, infatti, continua a spostarsi da un posatoio all'altro senza però consegnare la sua preda. Il più intraprendente è già fuori dal nido. Ha raggiunto il posatoio più vicino, giusto in tempo per accorgersi che il genitore si è spostato ancora una volta, lasciandolo a becco asciutto. Adesso i più audaci sono due, mentre l'altra coppia rimasta nel nido non sa decidersi a compiere il primo balzo. Finalmente il più intraprendente dei giovani falchi ottiene la sua meritata ricompensa. È un momento importante. Il primo passo verso la totale indipendenza. Per un falco volare è come respirare. Non c'è nulla di particolare da sapere per diventare padrone dell'aria e più veloce del vento. Era tutta una questione di coraggio. Finalmente, almeno i primi due hanno scoperto quanto possa essere divertente volare in coppia e dedicarsi al volo acrobatico. Il passero solitario ne approfitta per cercare qualche avanzo di cibo. Ma c'è chi ha ancora qualche dubbio in proposito. L'esempio dei fratelli maggiori è più che mai eloquente. Infatti non passa molto tempo che anche i ritardatari si uniscono alla festa. Si direbbe comunque che anche nelle settimane dopo l'involo le simpatie tra i fratelli rimangano a lungo inalterate. Abbiamo avuto il privilegio di conoscere a fondo questa famiglia di falchi e, grazie agli anelli, abbiamo avuto anche la possibilità di conoscere i successivi sviluppi della storia di ciascuno di loro. A 3 anni di distanza, dei primi due, ad esempio, che chiameremo per convenzione Alfa e Beta, sappiamo che uno, Alfa, il maschio della nidiata, si è insediato in un'area dei Monti Lepini, circa 20 km più a sud dei Castelli Romani, e avendo messo su famiglia, ora svolge con efficienza il ruolo di padre. La femmina Beta, invece, ha anche lei fondato una sua famiglia, trovando un territorio veramente singolare. Il complesso industriale di questo cementificio è ora la sua casa.
Qui è sorvegliata assiduamente da Massimiliano Proietti, un ricercatore impegnato in uno studio per conto del WWF locale, con la piena disponibilità dei dirigenti dello stabilimento. Anche lei ha messo a frutto l'esempio dei genitori. Il suo nido, che come risulta dalla ricerca in corso è il primo documentato in Italia in un sito industriale attivo, ospita 3 teneri pulcini. Durante i lunghi mesi autunnali, il cementificio, con le sue alte strutture, costituisce un luogo strategico per controllare il movimento dei grandi stormi di uccelli migratori provenienti dal nord Europa. Gli stormi arrivano a milioni in questa regione e spesso dalle aree rurali raggiungono in grandi gruppi il centro storico di Roma per trascorrere le gelide notti invernali sui lecci e sui pini che sorgono tra i monumenti millenari o sui lunghi filari di platani del Lungotevere. Un movimento che non poteva non attirare anche le attenzioni dei falchi di Castel Gandolfo. Forse è proprio per seguire gli spostamenti degli storni intorno alla capitale che Gamma, la nostra terza femmina, si trovava lo scorso autunno pochi chilometri a nord di Roma. Qui la sorte le ha giocato un brutto scherzo. L'incontro ravvicinato con un cacciatore senza scrupoli, un improvvisato bracconiere che forse sperava di procurarsi così un ambito trofeo. La femmina, bellissima nel suo piumaggio da adulto, è stata portata in fin di vita al centro di recupero fauna selvatica della Lega Italiana per la protezione degli uccelli presso il Bioparco di Roma. Purtroppo non è stato possibile salvarla. Così mancava all'appello solo Delta, la quarta femmina della nostra nidiata. Dopo 3 anni di ricerche, ritroviamo finalmente anche lei. Già, è proprio lei, la cacciatrice di storni sui cieli di Roma. I suoi posatoi sono situati sulla sommità di alcuni tra i monumenti più ammirati dai turisti di tutto il mondo. L'impegno con cui si dedica alla caccia e alla difesa del suo territorio le ha impedito per ora di trovare un compagno e di formare una propria famiglia. Non ci resta che continuare a seguire le sue imprese e sperare di scoprire presto anche qui, nel centro storico di Roma, i segni di una nuova nidificazione.